Ancora una volta si operano scelte su base quantitativa e non qualitativa, ancora una volta si discute di sociale senza parlare con il sociale. La CISL con il suo segretario generale Tonino Genovese, la Federazione dei Pensionati con il segretario generale Bruno Zecchetto hanno bocciato il bando di Palazzo Zanca per il servizio di assistenza domiciliare degli anziani. Considerati i numeri, era necessario apportare dei cambiamenti scegliendo con attenzione i settori, scrivono i sindacati. Secondo il nuovo capitolato, infatti, gli autisti in forza al servizio assistenza domiciliare sono 8 a fronte dei 12 precedenti e il campo d'azione è l'intero territorio comunale. Eliminare 4 autisti da un servizio che paradossalmente sperava nell'incremento di tale figura professionale, concludono Zecchetto e Genovese, ha significato disconoscere i bisogni dell'udienza, che sempre più numerosa necessita di essere accompagnata per visite medico per una normale vita relazionale. A fare le spese delle scelte definite insensate dalla CISL e dalla Federazione Pensionati sono i fruitori del servizio e le segnalazioni arrivate sulla scrivania del sindacato non sono poche, gli utenti non possono continuare ad essere costretti a rinunciare a un